È stata una settimana difficile sotto il profilo dei contagi nel territorio aretino. Tantissime le persone che sono risultate positive al Covid-19, tra loro molti studenti. C'è stato anche un neonato e un contagio in una RSA. L'ospedale San Donato di Arezzo, insieme a quello di Grosseto, è un ospedale Covid. Per il momento, nonostante l'aumento importante di casi nell'ultima settimana, nel nosocomio aretino rimangono aperti tutti i reparti. In malattie infettive ci sono 28 pazienti Covid, 4 in terapia intensiva. Noi chiaramente non possiamo far altro che ipotizzare degli scenari incrementali, e per ciascuno di questi scenari prevedere il tipo di risposta che possiamo dare. Poi chiaramente dobbiamo prevedere un incremento di casi che coinvolgerà un settore dell'ospedale che noi abbiamo già riservato ai pazienti Covid, e in quel settore i pazienti troveranno risposta fino anche ad un numero molto importante di ricoverati. Possiamo arrivare fino ad 80 ricoverati in un settore totalmente dedicato. 80 è un numero mai raggiunto neanche durante il lockdown, ma adesso le persone circolano, le scuole sono aperte e quindi la possibilità di contagio aumenta. È chiaro che raggiungessimo gli 80 ricoverati che non abbiamo raggiunto durante il picco dell'epidemia della scorsa primavera, ci dovranno essere delle rimodulazioni sia per garantire la sicurezza sia per la gestione del personale, ovviamente, che dovrà essere maggiormente concentrato in queste aree. Si tratterà sempre però di una escalation, quindi non di drastiche e improvvise chiusure, salvo situazioni che ad oggi chiaramente non possiamo prevedere con certezza, ma di una escalation, una rimodulazione che ha come obiettivo fondamentale quello di mantenere comunque i servizi importanti ed essenziali e di garantire la sicurezza di tutti, dell'ospedale, degli utenti e delle terapie di tutti.